Eccoci qui ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io per chi non mi conosce ancora, mi chiamo Gabriele, faccio trading di lavoro ormai da quasi 3 anni e oggi siamo in questo video per vedere che cosa? Per vedere i candlestick pattern, quindi per vedere i pattern che ci fanno le candele a mercato. Allora, veniamo dai primi 4 video del mio canale, dove appunto se non li avete ancora visti, poi ve li lascio. Vi lascio qua sopra il video, andateveli a vedere perché, soprattutto se siete ragazzi nuovi che vi state approcciando a questo mondo, state entrando ora in questo mondo, sono video essenziali per il vostro percorso perché prima di parlare dei candlestick pattern, delle cose che stiamo parlando oggi e di tutti anche i video prossimi che verranno, ora vedremo cosa porterò sul canale, che video arriveranno, bisogna avere una conoscenza. Non si può parlare subito dei candlestick pattern senza sapere intanto che cos'è il forex, come si muove il mercato, come guadagna un trader, i concetti di rischio, rendimento, di statistica. Quindi prima bisogna avere una conoscenza e poi si va alle cose più avanzate. Oggi quindi andremo a parlare di questo. Vi condivido lo schermo, vi faccio vedere i prossimi video, di cosa parleranno appunto. Oggi parliamo dei candlestick pattern, faremo il video di come usare Fibonacci, cosa sono i time frame, come usare le strutture di mercato, i livelli psicologici, che cos'è la dominance, come usarla, come fare un'analisi multi time frame, guardando tutti i time frame. Ovviamente un'analisi si fa così, non si fa guardando solo un time frame, bisogna avere una visione bella chiara. Come strutturare una checklist, credo che magari alcuni di voi non sappiano manco che cos'è una checklist, quindi andremo a vedere quello. Anche come impostare il trading plan, il piano di trading, e che cos'è il trading journal e come usarlo. Questi sono, secondo me, degli argomenti fondamentali. Va bene? Io ho deciso di portare, perché molti di voi si chiederanno perché porta e spiega gratuitamente su YouTube tutti questi concetti. Ho deciso di portare questi concetti su YouTube perché tanto vedo che ormai ci sono, magari anche fatti un po' male in giro, quindi ho detto già che ci sono, li porto io per bene e li faccio bene proprio a livello approfondito. Ovviamente, ragazzi, non bastano questi concetti, lo dico già dall'inizio, non bastano solo questi concetti, anche che vedremo per essere un trader. Io analizzo ovviamente anche con cose molto più avanzate, però per non avere una formazione si può iniziare assolutamente da qui e di sicuro questa comunque, alla fine, dopo aver visto tutti questi video che abbiamo detto ora, uno è anche abbastanza formato su come si muove il mercato, poi ovviamente però bisogna studiare più approfonditamente e bisogna vedere anche diversi stili operativi, diverse cose con le manipolazioni di mercato. Ci sono diversi argomenti di cui parlare e non bastano solo questi, ma questi sicuramente già sono tanta roba rispetto anche a dei corsi che una persona può pagare, che ho visto io perché io ne ho fatti di corsi in questi anni. Già questi argomenti appunto sono anche un livello successivo. Quindi ragazzi, oggi iniziamo dai candlestick pattern. Quindi intanto vi condivido lo schermo. Abbiamo visto, andiamo su TradingView, che è l'applicazione che ci servirà per analizzare. Va bene, quindi questa applicazione qua, si va su grafico, si imposta tutto. Bene, ora io vi cancello un attimo tutto qui e andiamo a vedere che cosa sono i candlestick pattern. Intanto, i candlestick pattern sono delle conformazioni appunto che ci possono fare che cosa? Le candele. Che cosa sono le candele? Abbiamo visto negli scorsi video appunto come si muove il mercato, il trend rialzista, ribassista. Tutte queste, ragazzi, si chiamano candele. Vedete? Questa qui è una candela, questa qui è un'altra candela, questa qui è un'altra candela, un'altra candela, un'altra candela. Ok? E quindi tutte queste sono candele. Ora siamo, ecco, questi qua sono i time frame, possiamo così già vedere anche in questo video, possiamo già parlare direttamente qua dei time frame. Se andiamo sul monthly, questo M sta per monthly, W che è mensile, vuol dire, W sta per weekly, vuol dire settimanale, D sta per daily, vuol dire giornaliero, e così andando giù, 8 ore sta per 8 ore, 4 ore per 4, e poi fino ad arrivare ai minuti. Che cosa vuol dire? Ad esempio, qua siamo sul monthly, quindi M vuol dire che una candela vale un mese. Quindi questa candela qua, ad esempio, ultima che ci stanno facendo, questa qui, è di tutto il mese di ottobre. Vedete, parte dall'1 ottobre. Questa candela prima parte dall'1 settembre, dura da settembre a ottobre. Questa candela prima da agosto e così via. Quindi ogni candela, siamo sul monthly, vale un mese.
Quindi le informazioni che in questo momento ci sta dando il Monthly sono molto più importanti di quelle che ci possono dare i time frame più piccoli, questi si chiamano time frame, molto più importanti di quelle che ci può dare una candela di 10 minuti. Se vado su 10 minuti vedrò tutto rimpicciolito e qua ad esempio ho tante candele da 10 minuti. Quindi in una vedete una candela da 10 minuti, 2, 10, la candela delle 2, vedete qua in basso, dove è scritta nere la candela delle 2, 10 minuti prima, la candela di 1:50, 10 minuti prima. Una candela di 10 minuti, dentro quante informazioni avrà? Avrà 10 minuti di informazioni, perché ogni 10 minuti si sviluppa una nuova candela. Ora so che sono le, che ore sono adesso precise? Sono le 2:11, quindi questa appena nata, un minuto fa, ai 20 nascerà una nuova candela, no? Quindi la candela del Monthly non ha 10 minuti di informazioni, ma appunto ha un mese di informazioni, quindi è molto più importante quello che ci dice i time frame alti. Va bene? È per questo che bisogna fare analisi multi time frame, poi lo vedremo nei prossimi video, ovvero un'analisi si fa non andando su, mettiamo caso che operiamo intraday, andiamo su H1 a aprire operazioni giornaliere e via, no? Bisogna vedere dai time frame alti fino ai time frame bassi. Tutti i time frame hanno un'importanza perché i time frame alti appunto hanno tante informazioni più a lungo termine. Quindi io, grazie ai time frame alti, monthly, weekly, daily, so il mercato che cosa vorrà fare più a lungo termine. Grazie invece ai time frame più piccoli avrò più la precisione di entrare al mercato perché non posso comprare o vendere dal monthly, dal time frame del monthly perché mi viene uno stop loss enorme, va bene, non ha senso, devo essere più preciso. Quindi dai time frame alti capisco la direzionalità, dai time frame più piccoli vado a cercarmi la precisione, ok? Quindi questi qui sono i time frame, ovviamente un trader deve partire dal più grande e sviscerarli tutti. Ad esempio, vi faccio un esempio, no? Questa qua è l'ultima candela del month, abbiamo detto, quindi è la candela di ottobre. Vedete che ci ho fatto un rettangolo verde intorno, ci ho fatto un rettangolo verde. Se io vado su weekly, quante candele saranno? Ovviamente un mese è composto da quante settimane? Da 4 settimane, quindi sul weekly, ovvero sul settimanale, saranno 4 candele. Va bene? Ora, non siamo a fine ottobre, il mese non è ancora finito, per ora sono passate 2 settimane perché siamo a metà ottobre, quindi ci sono 2 candele. Se vado sul daily, 2 settimane, ovvero 2 candele della settimana, quante candele saranno? Saranno 14 in teoria, perché sono 14 candele giornaliere. Va bene, ora qua, queste qui sono le nostre candele del daily, dall'1 ottobre fino adesso, ogni candela vale un giorno, e così via. Su 8 ore ho tante candele in più, su 4 ore ne ho il doppio, su un'ora ne ho 4 volte in più. Vedete, è come se il mercato si zoomasse sempre di più, noi riusciamo ad andare sempre di più nella precisione. È per questo che servono i time frame. Poi, pian piano capirete sempre di più, anche mentre analizzeremo, mentre andremo avanti con gli argomenti, capirete sempre di più i discorsi dei time frame, però l'importante è che intanto capite questo, capite le candele cosa sono e i time frame cosa servono. Quindi si parte dal più grande fino ad arrivare anche ai più piccoli. Guardate il rettangolo su 10 minuti, quanto diventa grande, per avere più precisione ovviamente. Va bene? Quindi questi qui sono i time frame e queste sono le candele. Avete capito che cos'è una candela? Ora però vediamo le conformazioni che ci possono fare queste candele, ovvero i candlestick pattern che ci danno statistica. Ricordiamoci che quello che vogliamo noi trader a mercato è la statistica a nostro favore. Quindi conferme o confluenze, come volete chiamarle voi, le candele sono una delle prime conferme che possiamo avere, che ci danno edge statistico a favore. Ovviamente non basta solo un candlestick pattern a nostro favore e compriamo, vendiamo. Tutti gli argomenti che faremo vedere nei video serviranno per crearsi uno stile operativo con magari delle confluenze per un'entrata. Tante confluenze insieme ci danno statistica a nostro favore, possiamo usarle a mercato. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere appunto è questa. Questa si chiama Doji. Ora vi disegnerò delle candele. Queste qui sono Doji. Questa qua è la candela, si chiama Doji. È una candela che appunto che cosa ci dice? Questa candela qui ci dice che il mercato in questo punto qua è diventato incerto, ovvero
magari viene da un trend rialzista, facciamo finta che il mercato viene dal rialzo. Sapete che il mercato, come abbiamo visto nel video prima, dopo fa un rialzo, se il trend rialzista dovrà riposare, quindi riposare per poi ripartire e così via, no? Però appunto che cosa possiamo trovare ai massimi quando il mercato, o anche ai minimi, quando il mercato vuole cambiare direzione, quindi arriva dall'alto e poi deve andare in basso. Qua, ai massimi ci potrebbe fare questa, una doji, una candela di indecisione. Tutte le candele che andremo a vedere oggi hanno dei significati, quasi tutte sono candele di indecisione, ovvero il mercato non è più deciso ad andare long, ad andare a rialzo. Perché vediamo che da tante candele arriva qua, ci fa questa candela qua, e questa candela qua ci può iniziare a dire attenzione, perché molto probabilmente vogliamo cambiare direzionalità, ovvero se andavano verso l'alto vogliamo iniziare a riposare, quindi andare verso il basso. Dove ce la possiamo rincontrare questa doji? Questa doji ce la potremmo rincontrare qui, magari, no? Di nuovo, vogliamo cambiare direzionalità, abbiamo riposato, vogliamo andare verso l'alto. Quando il mercato è indeciso, vedete, i sellers, in questo momento i venditori, non sono più tanto decisi ad andare a ribasso, ci formano una doji. E allora, molto probabilmente, cambieranno direzionalità. Intanto vi dico anche un'altra cosa, una candela, vedete che è fatta, è costituita da che cosa? Da corpo e rifiuto. Questa, ad esempio, allora, intanto, le candele che vedete blu sono le candele rialziste. Io ce l'ho blu e nere, voi le troverete magari rosse e verdi, il colore ve lo impostate voi. Doppio clic, impostazioni, ci sono tutte le impostazioni di TradingView, qua potete mettervi i colori che volete. Però appunto, da cosa è formata una candela? Una candela è formata dal corpo, questa parte ad esempio blu che vedete è il corpo, e vedete che però ha queste due righe, no? Per farvelo capire a voi, le due righe, quella in alto e quella in basso. Si chiamano spike, spike in inglese. Quindi senza complicarci la vita, possiamo chiamare rifiuti. Rifiuti in italiano, appunto. Che cosa vuol dire? Che la candela, mettiamo per esempio questa qua, l'ultima. Questa qui, ok? Che cosa ci ha fatto? Ha provato ad andare verso l'alto. Per formare un rifiuto, la candela col corpo deve arrivare qua. Il corpo sono i vestiti. Lo spike, il rifiuto, è come dire le ossa, il dentro della candela. Quindi la candela, per formarci questo rifiuto, vuol dire che è provato ad andare fin qua. Che cosa vuol dire? Che il prezzo ha provato a salire fino a questo livello, è stato rifiutato perché i buyers non avevano la potenza necessaria per far salire euro-dollaro così in alto in quel momento lì. Quindi dal corpo è andata giù, è stata rifiutata. Il prezzo ha provato, ha fatto una domanda, ha provato ad arrivare fin qua in alto. È stato rifiutato e quindi è rimasto solo il rifiuto, è rimasto solo le ossa, gli sono stati tolti i vestiti. Vediamo la prossima candela. La prossima candela, andiamo avanti un attimo, ci mette 2 ore qua a farmi. Ok, la prossima candela, appunto, che cosa è successo? Questa qua è una doji. Questa è una doji, una di quelle che abbiamo appena visto. Candela di indecisione. Io ve l'ho disegnata così appunto perché ha molti spike, ha un piccolo corpo in mezzo con molti spike. Ora la disegniamo meglio. Una doji può essere questa qui. Con tanto rifiuto, anche un corpo più piccolo. Ora io non sono un architetto, non so disegnare. Va bene, anche un corpo molto più piccolo. Questa qui è la nostra doji, la candela di indecisione. Vedete qua ad esempio cosa è successo, così andiamo già nel pratico. Il mercato ha fatto estensione, riposo, estensione. Che cosa ci ha fatto? Candela di indecisione, ovvero i buyers non sono più tanto potenti, il mercato mi sa che vuole cambiare di direzionalità perché questa è la nostra doji, candela di indecisione, quindi molto probabilmente andrà verso il basso a riposare per poi rifare quello che vuole fare. Infatti il mercato è sceso. Ora, perché me lo fa così lento? Non lo so. Il mercato è sceso, va bene? Per riposare, appunto. Questa qua era la nostra doji. Quindi, quello che dicevo del rifiuto vuol dire che il mercato è provato ad andare fino a questo punto. Quindi, la candela, ad esempio, per farci questo bel rifiuto grosso, la candela ha provato ad arrivare fin qua. E per un istante, finché non si è chiusa, perché si chiude ogni mese nasce una nuova candela. Qui siamo sul monthly, no? Poi dipende dal time frame, abbiamo detto. Ma in questo punto qua, cosa vuol dire? Che questa candela era diventata nera completamente anche con il corpo fino qua.
provato a scendere così tanto, il mercato ha rifiutato la discesa e quindi si è tutto riassorbito e si è chiusa così la candela. Questa qui è un'altra doji. Vedete qua com'è grossa? Questa qua? Questa è la nostra nuova doji. Vediamo come il corpo è piccolino e ha due rifiuti grossi sia da una parte che dall'altra. Che cosa vuol dire? Indecisione di prezzo, come abbiamo visto prima. Dove l'abbiamo scritto? Ho cancellato tutto, ovviamente, quindi l'abbiamo perso. Indecisione del prezzo, che cosa vuol dire? Che il mercato potrebbe cambiarci direzionalità. Se appunto qua ci ha fatto massimo, minimo, massimo più grande, molto probabilmente farà un minimo più grande. Scusate che c'ho il cane. E dicevo, quindi molto probabilmente ci farà un minimo più grande. Quindi il cane mangia tutto ora. Quindi sappiamo che questo potrebbe essere il nostro nuovo minimo più grande del precedente, e in più appunto abbiamo la doji, quindi due bei rifiuti, e sappiamo che il mercato potrebbe cambiare direzionalità, quindi molto probabilmente andarci verso l'alto dopo questa candela di indecisione. Infatti poi è quello che ha fatto, ok? Quindi vediamo qua, il mercato poi ci ha fatto questo. Dobbiamo iniziare a notare le candele perché sono molto molto importanti. Va bene? Ok. Ora ragazzi, dopo la doji, spero che l'abbiate capito tutti e che abbiate capito appunto da come, da cosa è composta una candela, quindi da rifiuto, da corpo. Dopo la doji, che cosa dobbiamo vedere? Ci sono degli altri pattern. Un secondo pattern che possiamo vedere è il morning star o evening star. Vuol dire candela, appunto, la stella del giorno, la stella della sera, no? Che cosa vuol dire questo? Intanto, sia la Morning Star che Evening Star, come pattern, che cos'hanno? Allora, la Evening Star, ad esempio, ora vediamo prima la Morning, scusate. Morning Star. La Morning Star sarà composta da che cosa? Da una candela ribassista, che io ve la faccio nera perché le mie sono nere, poi ripeto i colori, dipende dal vostro, no? Quindi facciamo anche un piccolo magari rifiutino. Una doji in mezzo, che abbiamo appena visto, quindi tutti avete capito cos'è la doji, quindi candela di indecisione in mezzo, e una candela rialzista adesso, quindi a rialzo, la mia è azzurra, la vostra sarà del colore che avete voi, e la sto facendo infatti verde, e che almeno col corpo ci copre che cosa? Almeno col corpo, che il corpo è questo, ricordiamoci, non il rifiuto, va a coprirci almeno o l'80%, o l'80%, o il 100% della candela contraria. Quindi questa qui a rialzo ci va a coprire almeno l'80% o il 100% del corpo, in questo caso il 100%, vedete il corpo ce lo copre tutto, della candela precedente. Questo è un pattern rialzista. Quando lo possiamo trovare? Ad esempio, veniamo da un trend ribassista, c'è questo pattern qui, anche qua di indecisione, quindi sappiamo che il mercato, dopo che ci fa questo pattern, potrebbe reagire verso l'alto. L'evening star, ragazzi, è la stessa cosa al contrario. Quindi stavolta non sarà, appunto, ecco, scriviamocelo tra parentesi qua vicino, morning star è un pattern che ci indica il rialzo, quindi rialzo. Evening Star invece sarà un pattern che ci indica il ribasso stavolta. E che cos'è al contrario? Invece che avere stavolta una candela ribassista, avremo una candela rialzista, quindi la mia è azzurra, ripeto. Anche qua, magari con un piccolo rifiutino verso l'alto, abbiamo una doji, una candela di indecisione in mezzo, che abbiamo visto prima, e abbiamo una candela ribassista. Quindi me la faccio nera, che ci copre anche qua, o l'80%, duplichiamo questo, o l'80% o il 100% anche qua del corpo precedente, della candela precedente, quindi in questo caso della candela a rialzo. Questo qua è un evening star e ci indica un ribasso. Quando lo possiamo trovare? Al contrario, anche qua, quando magari veniamo da un trend rialzista, deve riposare e poi riandare verso l'alto. Ok. Ora andiamo a vedere anche queste a mercato, se le troviamo.
Quindi abbiamo detto doji, abbiamo detto, scusatemi, candela ribassista, doji in mezzo, ricordiamocelo, e rialzista. Ora l'andiamo a cercare insieme, magari sul daily si vede meglio. Andiamo a vedere insieme dove può essere questo pattern qua. Eccolo qua, ad esempio. Questo qui, ragazzi, che cos'è? Questo qui è un morning star. Morning star. Perché abbiamo una candela ribassista che arriva a ribasso, il rifiuto è uguale come ce l'abbia, va bene? Una doji in mezzo, questa qua è la nostra candela di decisione, con i rifiuti sia sopra che sotto, piccola di corpo. E qui abbiamo invece una candela rialzista, ci copre l'80% o il 100% della candela di prima? Assolutamente sì. Perché vediamo che questa è il doppio della candela di prima, questa è una morning star, quindi sappiamo che il mercato arrivato qui molto probabilmente potrebbe andarci a rialzo. Va bene? Infatti è questo che ha fatto. La evening star è la stessa cosa al contrario, l'abbiamo subito trovata. Guardiamo qua. Questo, ragazzi, che cos'è? Eccolo qua. Questa è una candela rialzista. Una doji in mezzo e una candela ribassista che è il 100%, vediamo, è grossa come quella prima. Quindi ci indica che il mercato ora potrebbe andare a riposare. Vedete, ovviamente non è un ribasso a lungo termine, è un riposo per poi andare a rialzo. Ok? Ne vogliamo trovare un'altra anche qua. Vedete che ogni volta che il mercato inverte ci fa la stessa cosa. Questa è quella che abbiamo visto prima. No, non è quella che abbiamo visto prima, questa è addirittura un'altra. Candela di ribasso, doji, candela di indecisione in mezzo e candela rialzista che ci mangia. È composto da queste tre candele, questo pattern che ci mangia quella ribassista. Sappiamo che il mercato potrebbe andare a rialzo. Ogni volta che il prezzo inverte fa questi pattern. Va bene? Ok, quindi abbiamo visto anche la Morning Star e Evening Star. Poi il video rimane registrato, se non capite qualcosa riguardatevelo. Ora vediamo, normalmente abbiamo visto le doji, questo pattern si chiama il nuovo pattern Spinning Top. Ovvero abbiamo visto le doji che finora sono il fulcro di tutto, quindi le candele di decisione così, con i rifiuti e un corpicino piccolo, queste sono le doji. Da cosa è composta la spinning top? La spinning top è composta da doppia doji, quindi ad esempio abbiamo questa situazione qua, quindi doppia doji, tutte e due così, scusatemi se sono un po' storte. Questo è uno spinning top, quindi doppia candela di indecisione, doppia candela di indecisione, è una spinning top. Anche questa, appunto, è la stessa cosa di prima. Quindi il mercato viene da rialzo, doppia candela di indecisione potrebbe andare a ribasso. Di nuovo qua inverte perché da ribasso riprende il rialzo, potremmo avere queste spinning top. Andiamo a vedere anche qua a grafico se le troviamo, doppie candele di indecisione. Ad esempio, qua guardate quante ce ne hanno fatte. Non è che devono essere a due per forza, anzi, più sono, meglio è. Qua tantissime candele di indecisione, poi il prezzo è scoppiato a rialzo. Questa qui, ragazzi, l'abbiamo vista prima: la Morning Star, candela a ribasso, doji in mezzo, candela a rialzo, che è più grande. Ok? Poi, ecco qua abbiamo la nostra spinning top, va bene? Doppia doji, doppia candela di indecisione. Vediamo qua. Doppia candela di indecisione, doppia doji, e il mercato poi va a rialzo. Ok? Quindi questa è la nostra spinning top. Qua vediamo anche solamente una doji e poi il mercato reagisce. Va bene? Ora andiamo a vedere l'ultimo pattern di cui vi volevo parlare, perché ce ne sono mille di nomi di pattern, ma io vi voglio far vedere quelli più importanti, non 3.000 nomi a caso, ok? Quelli che vediamo più volte al mercato. Si chiamano engulfing. Fatemi scrivere bene, engulfing, ok? Possono essere bearish o bullish. State tranquilli perché ora vi spiego tutto. Allora, non cambia niente in senso bearish, che l'ho anche scritto malissimo, bearish vuol dire ribassista, quindi possono essere anche qua o per il ribasso o per il rialzo, sarà esattamente contrario, bullish vuol dire rialzista. Quindi la stessa cosa di prima. Un engulfing è questo. Ad esempio, vediamo il bullish, quindi vediamo il bullish engulfing.
Engulfing Bullish. Veniamo ad esempio da anche qua un trend ribassista e il mercato ci fa che cosa? Ci fa questo. Qui c'è una candela ribassista, ovviamente quindi la mia sarà nera, e abbiamo una candela blu, quindi azzurra, quindi rialzista, che mi va a mangiare con il corpo tutta la precedente. Ora i rifiuti potete anche farceli un pochino, poi non saranno mai uguali, va benissimo lo stesso. Ok? In questo caso, questa candela qua blu mi va con il corpo a mangiare tutta la precedente. Vedete, è più grande, la ingloba, è più grossa, ok? La mangia. Questo è un bullish engulfing. Il bearish engulfing, quindi engulfing bearish, ce l'avremo esattamente nella situazione opposta. Bearish. Esattamente nella situazione opposta. Quindi arriviamo da un trend rialzista. E stavolta ci succede cosa? Abbiamo la nostra candela a rialzo e stavolta abbiamo quella invece a ribasso che ci mangia con il corpo, vedete, è molto più grossa, la ingloba, basta anche che sia così. È un engulfing. Quella a ribasso, che cosa ci sta dicendo la price action, l'azione del prezzo? Attento perché la candela di ribasso, i sellers, sono più forti dei buyers, perché la candela ribassista ha più volumi, è più forte, è più grande di quella che è stata dei rialzisti. Quindi hai tanto, ovviamente si parla di edge statistico, hai più edge statistico a tuo favore che il mercato ora, durante questa situazione qua, inverta posizione. Ovviamente questa è solo una delle conferme, ma non solo questa bearish o bullish engulfing, quelle che abbiamo visto finora, candlestick pattern, sono una delle conferme che ci servono per entrare al mercato, non basta che vediamo quello, compriamo, vendiamo. Però tutte le conferme messe insieme ci danno le statistiche, poi pian piano le andremo a vedere tutte, no? Ad esempio, ora vediamo un po' se troviamo degli engulfing. Che cosa succede al mercato? Che cosa succede qua in questo punto? In questo punto, questa candela blu si mangia questa nera, è più grossa di questa nera, vuol dire che i volumi a rialzo sono più grandi dei buyers e il mercato poi appunto esploderà verso l'alto. Va bene? Che cosa è successo invece qua? Qui è successo che questa candela nera invece ribassista si è mangiato questa candela blu, quindi vuol dire che il mercato può andarci un po' verso il basso, ok? Verso il basso e poi appunto esplode a rialzo. Di nuovo, qua è qui che è invertito, che il mercato di nuovo è andato a rialzo. Che cosa ci ha fatto in quel punto lì? Un altro engulfing, bullish, questa candela blu si è mangiata questa nera e il mercato è andato a rialzo. E così via. Vedete che in ogni punto dove il mercato ha un attimo di, in senso, cambia direzionalità, c'è sempre un pattern che abbiamo visto? Rivediamoceli qua piano piano. Allora, qui che cosa fa? Ci fa un bullish engulfing, questa candela blu mangia questa nera, il mercato andrà a rialzo. Bearish engulfing, il mercato va a ribasso. Bullish engulfing, il mercato andrà a rialzo. Va bene? E così via. E così via. Che cosa ci fa? Di nuovo, stessa cosa, vedete tutti questi rifiuti? I rifiuti sono indice di appunto che il mercato vuole andarsene da lì. Vedete che ogni volta. Qui che cosa ci fa? Il mercato si muove così, no? Qui ci fa Doji, candele di indecisione, bullish engulfing, sta candela blu si mangia quella nera, il mercato va a rialzo. Doji, candela di indecisione, bearish engulfing, questa nera si mangia tutte queste candele precedenti, il mercato va a ribasso. Doji, doppia Doji, spinning top, il mercato va a rialzo. Ogni volta che inverte, bearish engulfing, questa candela nera si mangia questa blu, è più grossa, il mercato va a ribasso, ok? Il mercato qua reagisce, tante doji, spinning top e via. Questi ragazzi sono solo alcuni degli esempi dei candlestick pattern, questi li userete molto per analizzare, soprattutto nei time frame alti, perché più saliamo di time frame, più quello che ci dicono le candele hanno importanza, cioè quello che ci dice una candela del monthly ha un mese di informazioni dentro, quello che ci dice una candela di M10, di 10 minuti a 10 minuti di informazioni, quindi molto importanti i candlestick pattern, questi secondo me sono tra i più importanti, poi non ha senso parlare di Hammer, di 3.000 altri candlestick pattern che ci incasiniamo la testa, altrimenti bisogna renderselo semplice, non facile, ma semplice, se ce lo rendiamo difficile noi, poi
diventa un macello, va bene? E questa è solo una delle confluenze che ci servirà per analizzare, non ci basta solo questa, ma tante cose messe insieme, pezzo per pezzo del puzzle, ci danno statistica a favore e lì troviamo, prima o poi arriviamo ad entrare a mercato, quando entriamo, ovvero compriamo, vendiamo, perché abbiamo tante conferme di tipo di queste, ora poi nei prossimi video vedremo le altre, che ci danno statistica a nostro favore e quindi potremo entrare a mercato. Abbiamo più statistica che il mercato faccia quello che abbiamo visto noi rispetto a come lo faccia. Ovviamente, ragazzi, ripeto, non servono solo questi concetti. Io, ad esempio, faccio tante lezioni ai ragazzi del team, gli parlo bene di tutto, spiego tutto, come analizzo il mercato al 100%, parlando di cose molto più avanzate anche. Però, quindi, non bastano tutti questi concetti che porterò, ma questi concetti danno una bella base. Ora, nel prossimo video parleremo, appunto, che mi sono dimenticato, lo vediamo qua, di come usare le strutture di mercato. No, nel prossimo video parleremo di Fibonacci, cosa sono i time frame, l'abbiamo visti oggi. Vi lascio la scheda qua sopra del video, parleremo di come usare Fibonacci. Poi dopo vedremo tutti questi altri punti molto importanti. Va bene? Con questo, ragazzi, vi chiedo se volete di lasciare un mi piace, ma solo per farmi capire che il video vi è piaciuto, poi non mi interessa avere tanti mi piace, non mi dicono niente. L'importante è che io so che il video vi sta piacendo, vi sta interessando. Iscrivervi se volete appunto vedere tutti questi prossimi video, quindi per voi, non tanto per me, così potete vedere questi video e di condividere il video con altri ragazzi se avete degli amici che vogliono capire qualcosa sul Forex. Questo video ovviamente lo potete condividere almeno tanto è gratis, non vi costa niente. E di seguirmi su Instagram se volete per restare aggiornati e vedere sempre nuove cose anche a livello di trading. Mi chiamo Gabri Forex con la Y. Ok? Con questo ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buona giornata a tutti e niente. Ciao ciao.